Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carichiamo un video. Ciao! Ciao a tutti, benvenuti nel terzo episodio di In Segreto. Ce l'avamo lasciati prima con una ragazza di sticuato, non mi ricordo quanti anni, che non voleva pubblicare su Instagram, molto male, devi pubblicare se vuoi pubblicare. E ci vedete vestiti esattamente uguali perché Lo li stiamo stiamo registrando facendo subito dopo. insieme. Ok, Esatto, vai, eri tu. vado. Allora, ragazza di 17 Tutte anni. ragazze di 17 anni, tutte. Secondo voi un cavallo che arrivava a delle 100-110, che ha avuto problemi alla schiena, e ha 18 anni, quanto potrà stare in carriera ancora? Io ancora faccio salti bassi, ma più avanti non vorrei forzarlo per fargli male e basta. È da un anno che lo conosco e ancora non riesco bene a capirlo e oggi, boh, mi sento il vuoto dentro come se mi fosse indifferente, invece mi ha stravolto la vita e lo amo. Molto bello. Beh, Ha qua... scritto le belle parole. Allora, Sì. è bello perché comunque si preoccupa, non, si vede che non è una che se ne sbatte, dice anche se si è fatto male, non me ne frega niente, voglio arrivare al mio obiettivo, punto e stop. Qua è un problema, nel senso che magari adesso te le salta anche le 100, secondo me, dal mio punto di vista, che Non lo non sono conosciamo il nessuno, cavallo, vabbè. quindi... Secondo me magari anche ti salta ancora le 100, 110. Però se tu dici che sei ancora abbastanza indietro per questa categoria, Ora che una ci volta che arrivi... ci arrivi 2, 3 anni, quello che è, magari lui non sarà più in grado, essendo diventato ancora più vecchietto purtroppo, di saltare Però aspetta, ha scritto che quelle altezze. arrivava alle 100-110 e ha problemi alla schiena. Ah, ok. 18 anni. Arrivava. Ah, non che arriva. Ah, ok. Allora, Arrivava. è un Ok. pochino difficile il discorso. Noi non conosciamo il cavallo e non conosciamo Quale effettivamente problema ha problema ha. avuto? Se è Perché, grave, ok, problema se... alla schiena del tipo ha avuto una contrazione muscolare una volta, va bene, cioè, lo risolvi, ma se ha avuto effettivamente proprio problemi di postura Gravi. o problemi gravi alle ossa e tutto, non te le fa più le 100, le 110, magari tra 2-3 anni che c'ha 21-22 anni è un po'. Non dico vecchio, perché comunque i cavalli di quell'età, se sono in salute, ti possono arrivare dove Però arrivano. dipende che problema ha avuto, ritorniamo sempre lì. Certo, certo, Bisogna certo, certo. vedere nello Secondo specifico. me, appunto, uno, se il cavallo è tuo, sicuramente i tuoi genitori sapranno, prima di averlo comprato, gli avranno fatto una visita col veterinario, cioè sapranno effettivamente che problema ha. Se invece il cavallo non è tuo, lo infida, comunque monti il cavallo della scuola, chiedi alla tua istruttrice e dici, Fatti consigliare da loro. secondo te, io, ok, lavoro con lui, secondo te fino a che categoria riusciamo a fare insieme? Così almeno ti metti l'anima in pace. Ad esempio, io Nibbio l'ho tenuto, ma sapevo che non ci sarei arrivata alle 115, aveva una certa età, i suoi Certo. problemi, cioè, non mi veniva neanche da pensare di fargli fare più di quanto faceva, non l'avrei mai fatto. Quindi, forse è meglio che ti metti l'anima in pace perché poi il cambio è un po' traumatico, però si fa, si fa. Si fa, dai. Ragazza di 16 anni, faccio... tutti 16. Faccio equitazione e non esiste cosa più fastidiosa di sentirsi dire pratica uno sport reale. Equitazione è uno sport come gli altri che comporta sforzo fisico e impegno. Giusto? Allora, tanti partono col presupposto che fa tutto il cavallo. Dico la verità, Anche lui, quando ho iniziato io, me lo diceva in anche lui. primis, perché tu, ma secondo me è anche un po' normale, come detto, nel senso tu vedi da giù, non hai mai provato, vedi che questo fa il giro, salta di qui, salta di là, 1 metro, 1 metro, sembra molto facile, poi quando sei su capisci che non è così. Secondo me è un po' come tutte le cose, devi provarle per poi capire la Capire la difficoltà. difficoltà, i problemi, la fatica, lo sforzo fisico, il sudore che ci devi buttare, Poi spendere. anche una persona magari non capisce, dice: ah, non salti neanche, fai poca fatica, allora non fai niente. Quando io ti assicuro che alla fine delle lezioni in piano sono più distrutta delle lezioni di salto perché ce l'ho messa in mano, c'è cioè quello o quell'altro. Poi magari il cavallo da tenere o il cavallo da spingere, comunque finisci un'ora di lezione che sei spompata. Cioè, non ce la fai più, non cammini più o non muovi più le braccia. Allora, andiamo avanti. Donna di 19 anni, abbiamo cambiato l'età. Mi piacciono i cavalli da quando sono piccolina e da sempre volevo praticare equitazione, però non potevo per cause economiche.
Non hai idea di quanti costino le lezioni e l'attrezzatura, e la cosa che mi preoccupa di più è il mio fisico. Ho un po' di chili in più di quello che dovrei avere. Vorrei sapere l'opinione delle cose sopraelencate. Spero che qualcuno se ne intenda. Grazie. L'ho tradotta perché era scritto in un italiano veramente Vai, atroce. inizia con Allora, esso. Che lei ci chiede, non hai idea di quanto costi. Allora, lei non ha. costi, chili in più, ha paura e Allora, queste ti due cose qua dico, io principalmente. ho iniziato a 21 anni, cioè praticamente quando gli altri hanno già il secondo grado, io dico, ciao, iniziamo a fare la mia prima lezione. Però anche io alla fine non ho iniziato prima perché non avevo le possibilità economiche, ho trovato lavoro, mi sono sistemata, ho iniziato anche io con la mia lezioncina una Sì, piano piano, settimana. cioè non è che sei partita con il Poi, no, ma botto. poi appunto ogni cosa ha il suo step, cioè all'inizio non puoi pensare che devi comprarti la sella, la testiera, cioè è il cavallo della scuola, usa la roba che ti fornisce la scuola. Quindi i costi sono piuttosto limitati. Ah, e se non l'avete visto, guardatevi il video. Quanto costa fare equitazione? Perché ve lo linko da qualche parte, abbiamo Anche un fatto po' per anche questo quello. che l'ho scelto. Andatevi a vedere il video, va. Bravo! E, cioè, ogni livello ha dei costi diversi. È normale che un agonista spenda 20 volte tanto quanto spende uno che Un fa principiante. le lezioni, che deve imparare a galoppare, capito? Cioè, non hai il mantenimento del cavallo, non hai l'attrezzatura da comprare, non hai i costi delle gare, i costi, le patenti, cioè, A sono cose parte l'iscrizione al diverse. centro ippico, a parte l'assicurazione, a parte, La dipende dal lezione. maneggio, 15, 18, 20 euro, 25, quello che è, basta, spese non ne hai. Punto. La puoi fare una volta ogni 2 settimane, Cioè, alla sono fine, 40 se euro al fai. mese, non è una roba impossibile Sì, da sostenere. se pensi che fai equitazione una volta al mese in modo tranquillo, alla fine costa quanto andare in palestra, eh? Cioè, quanto Sì. costa al mese una palestra? 50 euro lo vuoi pagare? Sì, ma Penso, sono sì. Dipende ignorante, insomma, andate in palestra, penso, 50 euro lo dalle paghi. palestre, però sì, vabbè. Penso che sia uguale alla fine, se fai palestra o fai equitazione da scuola, non. Ops, mi si è Sì, bloccato. sì, sì. Non è impossibile. Ma Nulla è no. Ah, impossibile. per i chili in più chiede anche. I chili in più fregatene. Ma a parte Allora. fregate, non è un problema. Se il tuo obiettivo, secondo me, devi essere determinato. Se una cosa la vuoi ottenere, la ottieni. Nel senso. Assolutamente. Ti guardi video tutorial, cerchi di mangiare meglio, bevi meno, lo so Poi perché comunque ho fatto muovendoti. anch'io diete così, bevi meno bevande gasate, meno alcolici, mangi meglio, più verdura, più frutta, meno Poi schifezze, fidati, piano quando vai in piano. maneggio, fidati che bruci perché va di là, porta la sella, guarda, guarda cosa sta facendo, il cavallo sta scappando, c'è sempre qualcosa da fare, quindi sei sempre in movimento e non stai lì un'ora della lezione. Arrivi un'ora prima a prepararlo, un'ora dopo per riprepararlo. Fatichi e bruci, fidati. Certo, magari una corsetta, una passeggiata, butti A voglia. A voglia, giù subito e non c'è problema. sì. Ragazza di 16 anni, un giorno in una gara di equitazione sono caduta dentro un fosso. Il fosso, per chi non lo sapesse, è quell'ostacolo dove c'è appunto, come possiamo dire, una pozzetta Sì, d'acqua. Un sì, fosso pieno d'acqua. Il mio cavallo mi è caduto addosso. sì. Aia. Ahia. Sono rimasta ferma a letto per un po' a causa di una frattura a due costole. D'altronde sono una ragazza fortunata. Bellissima l'ultima frase, perché la prima cosa che ti viene in mente è trauma. Sono E beh. terrorizzata. Comunque lei ha capito che è stata fortunata e da come ne parla non sembra neanche minimamente arrabbiata col cavallo o rispetto a quello che è successo. Secondo me fa parte del gioco, cioè nel senso, Sì. vuoi fare rugby? Saprai che prima o poi ti spezzerai il naso, che un dito te lo spezzi. Sono tutte cose che ti metti in gioco, che se fai sport molto pesanti, tipo il bodybuilding, avrai problemi articolari un A domani voglia. ad alzare tanti chili. Noi che facciamo Quindi equitazione non cammineremo, lo sappiamo già che da vecchi saremo fa tutto infermi. parte del gioco. Ci sono. Poi c'è Sì. quella volta che ti va bene e quella volta che ti va male. Sono Andiamo cose da tenere avanti. in conto. Vai. Ma i ragazzi che fanno equitazione non si fanno male giù quando vanno al trotto? Questa l'ho scelta per chiarire un po' di dubbi. Vai. Una nei commenti diceva: magari mettono la conchiglia. Allora, le prime lezioni sì, perché non sai andare, quindi sballonzoli sulla sella e fa male. Però quando impari, cioè sappiamo tutti che il movimento del cavallo al trotto ti manda verso l'alto, tu devi assecondarlo e scendere, ma quando scendi non è che Ti boom, schiaccio, ti ti butti giù. schianti giù, devi semplicemente adagiarti e poi lui ti rimanda su. C'è un movimento abbastanza leggero, non è un pum 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 pum.
che ti devasta, cioè voglio dire, non è una roba. È gestibile, quindi se volete Sì. iniziare ma avete paura di Non questa fa per cosa, niente male, state ma va. sereni. Ragazza di 16 anni, faccio equitazione da quasi 2 anni, ho iniziato a febbraio 2019 e ho cambiato scuderia da poco perché con quella vecchia mi ci trovavo male. Troppo concentrati sull'agonista, Alcuni scrivono un po'. troppo concentrati Agonismo. sulle gare, venivo sottovalutata, imparavo poco e nulla. E vai avanti Non perché si capisce tanto. alcuni scrivono un Vabbè, po'. vorrei provare a prendere un cavallo in mezzo affido privato tra qualche anno. Qualche consiglio? È troppo presto, secondo voi? Io il primo cavallo che ho preso montavo da 6 mesi. Ti hai preso in bifida. In bifida, sì. Stavo intendendo prendere un cavallo, nel senso prendersi la responsabilità della gestione di un cavallo. Io avevo 6 mesi, cioè avevo 6 mesi di esperienza, ho preso il cavallo. Il discorso è sempre questo: se tu hai degli istruttori competenti, ogni cosa è possibile. Un turno non ti mollano, diciamo, alla tuo destino, fai quel che Esatto. vuoi, poi se muori sono cavoli. No, cioè, le persone istruttori con la I maiuscola sono professionisti, sanno le tue competenze, sanno le caratteristiche del cavallo e quale cavallo darti. Quindi, quello che consiglio sempre io, sarò orientata pesante, ma è quello di affidarsi al proprio istruttore. Se il tuo istruttore dice, sì, secondo me hai l'esperienza adeguata per prendere un cavallino tranquillo, passo trotto galoppo, saltini, crocettine, barriere, easy, prendilo, cioè non c'è nessun problema. Privato, qua la situazione cambia, perché mio punto di vista, i principianti il cavallo non lo devono comprare, ma non perché loro non se lo meritano, loro valgono meno di quelli che hanno esperienza, semplicemente perché non hai le carte per poterlo addestrare, per Poi, potergli insegnare qualcosa, magari lo vai semplicemente a rovinare. Poi di sicuro non ti vai a prendere magari il cavallo certo. l'ultimo, ti vai a prendere magari, mi arrivi col puledro di 2 anni che ha la possibilità di arrivare alle 130 e monti da 6 mesi, cioè. No, nel senso devi farlo montare a chi sa montare, Certo. che Ritorniamo un lo po' al forma al discorso. 100%. Ritorniamo un po' al discorso di Cavalli prima. Come dicevi tu. adulti maturi. Come per ogni cosa c'è Il tempo il tempo adeguato. adeguato, sì. Poi, ma oh, monti da 2 mesi, puoi comprare il cavallo perché Oh, le perché? possibilità, va benissimo. Però se lo Magari devi fare, secondo me è un bel compra un cavallo con cavallo, un magari professore. esatto, un filo vecchietto che ti aiuta lui, magari in certe No, circostanze, perché e che ti sennò fa è pericoloso. crescere. A mio parere, anche Non cioè, se puoi, ti esatto, prendi un prendere un puledro puledro, certo. che magari ha paura di ostacoli di un determinato colore, cosa sciocchissima che può avere un puledro. Oddio, quello là è Cioè, ti viola, oh ammazzi, mio Dio! E non te, già sai non sai stare su. gestirlo. Già non sai stare su, il cavallo impazzisce, magari. È una crociata da 20 centimetri, ti salta 1 metro perché si caga sotto. Che cavolo fai? Cioè, devi rischiare di fare male per bruciare le tappe, non ha senso. Esatto. Andiamo avanti, qua siamo stati un po', abbiamo Facciamo. fiammato un po' qua. Esatto. E ogni tanto ci vuole un po' di aggressività. Mamma mia. Ragazza di 17 anni, sto tentando di uscire da un periodo davvero di bip. Odio il mio carattere, il mio corpo, non riesco a provare emozioni, non ho nemmeno voglia di andare all'equitazione. L'unica cosa che mi faceva sentire bene, il segreto che nessuno lo sa, ma va bene così, non voglio essere aiutata, voglio che tutto questo finisca. Cioè il fatto che Un po' l'ha scritto, ma pesante. già il fatto che l'ha scritto su un segreto, che non vuole essere Vuol aiutata, dire che che tu vuoi essere indirettamente aiutata, vuoi essere aiutata. perché sennò non lo scrivo nemmeno, me ne sto nel mio e. Allora, come ho detto, se non ricordo male, nel secondo episodio, Sì. parti da presupposti che ti fanno star bene. Cioè, quando secondo me tutte le cose vanno male, tu prendi la cosa che ti fa star bene e inizi da quella. Poi Giusto. Secondo me, io sono sempre così, sempre ottimista per qualsiasi cosa, vedi sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, perché già la vita È uno è bip schifo. di sua, di suo. Se anche noi ci tiriamo giù, non Non ne andiamo, combiniamo no. niente. Andiamo avanti. Donna di Ultimo 18 anni, perché è l'ultimo un perché vi stiamo filo veramente facendo stufando. invecchiare con questo. Allora, donna di 18 anni, una domanda per chi fa equitazione come me. Se avete un cavallo privato in mezza fila, dopo quanto l'avete preso? Stessa domanda di prima. E quanto lo desideravate? Io avrei intenzione di prenderne uno fra 2 o 3 anni, magari anche solo in mezza fila. Quanti come me? Allora, se ritorno al discorso di prima, bisogna avere un ottimo istruttore che ti sa consigliare, ti sa guidare, perché questo è quello che deve fare un istruttore, che ti sa guidare. E ti dico, quanto l'avete desiderato la mezza fila? Io la bramavo.
Io l'ho sempre, io come bramerò avere il cavallo di proprietà, ma come ho detto mille volte, non è una firma su un contratto che stabilisce quando tu sei legata a un cavallo, lo dirò sempre. E come dirò sempre che non capisci il valore di un cavallo rispetto a quanto salta. Non funziona così, nel senso, chi fa veramente questo sport per passione desidera andare avanti passo a passo, godersi ogni singolo momento, ogni singolo Però hai detto step. bene, chi ha passione, Che perché ci sono passione! quelli che lo fanno appunto un po' per status, Sì, che gli perché fa interessa figo fare solo, equitazione. sì, perché fai equitazione magari c'hai i soldi, fa brutto e... Vi dico un segreto, c'è chi equitazione e i soldi non li ama, li trova per farla, perché ha la passione. E secondo me queste sono le persone che andranno veramente avanti perché hanno quella cosa in più, magari sì, tu hai i soldi e il cavallo che fa i gran premi, però se non hai passione, non hai neanche sensibilità verso il cavallo. E secondo me è la base, il binomio, come lo costruisci con l'intesa, con la fiducia. E queste cose le costruisci solo se sei una persona vera che prova affetto sincero verso il cavallo, perché se non hai rispetto per lui, il cavallo non è che è scemo, lo capisce, cioè, nel Certo, senso, hanno la propria testa, hanno i propri sono sentimenti. molto intelligenti. Assolutamente sono intelligenti, loro ti trattano rispetto a come tu li tratti. Alcuni, pensate, sono talmente buoni che ti trattano anche troppo bene rispetto a come vengono trattati. Però, vabbè. Quello è un altro discorso. Però, vabbè, E smettiamo niente, di qua tediarvi. concludiamo il terzo episodio. Magari Ce ne piano sarà un piano. 4, Sì, un forse. quarto, quinto. Dobbiamo dare un po' di tempo perché sono in segreto, non Eh sì, non pubblicano niente sui pubblicano. Prima cavalli. andava di qua, adesso non va più tanto come sito. Abbiamo fatto un, come si chiama? Un trend tipo di 4 anni fa. Noi arriviamo sempre in ritardo. Massimo. Vabbè, Va ci bene. vediamo nella prossima puntata, nel Chiudo prossimo io qua. video. Vai. Ciao!